Li vedete alle mie spalle, sono i tanti fan dell'attore Francesco Testi, venuto qui al centro commerciale Pegaso per festeggiare il 10° anniversario, ed è soltanto il primo di una lunga serie di appuntamenti che coinvolgerà il pubblico. Io sono sempre contento di arrivare in Campania, perché Napoli e dintorni è zona fertile per il pubblico televisivo, e devo dire che siete sempre estremamente accoglienti nei miei confronti, quindi qui vengo sempre con molto piacere. Hai parlato di pubblico, l'attore esce dallo schermo, quanto è importante il contatto con questo pubblico e con questi fan? Io direi che innanzitutto è importante piacere in quello che si fa, quindi se sei apprezzato come attore è una cosa assolutamente buona, è quello che vorremmo un po' tutti. È importante il contatto per il pubblico, credo sia importante essere simpatici al pubblico, io spero di essere simpatico. Progetti futuri? Progetti futuri, inizierò a girare a breve una fiction per Canale 5 di 6 puntate dal titolo di Furore, e L'onore e rispetto parte quarta, in teoria iniziamo a girarlo in novembre, credo. Abbiamo cominciato oggi i festeggiamenti, direi alla grande, con Francesco Testi. Abbiamo voluto festeggiare questo nostro importante compleanno, come dicevi tu, ma è solo l'inizio. Seguirà il 6 luglio l'anniversario dedicato proprio ai più piccoli, con una baguette da Guinness dei primati, e il 7 luglio invito tutti gli appassionati di Made in Sud a venire qui, perché alle ore 18 ci sarà lo spettacolo con i due per duo, i comici appunto di Made in Sud. E l'importanza di un centro del genere è anche questo, ovvero non solo shopping, ma anche tanto divertimento, tanti spettacoli per tutte le età. Noi ci teniamo alla nostra clientela, tant'è vero che abbiamo abbinato a questi eventi anche tante occasioni per lo shopping, tante scontistiche. Tutti i negozi del centro, per festeggiare questo importante anniversario, hanno attuato delle scontistiche da Bricofer, Conad, Expert, quindi vi invito tutti a venire qui non solo per fare shopping, ma anche per divertirvi.